Il colore e la luce delle opere di Giuliano Gelli risplendono nella mostra organizzata dall'artista toscano alla Galleria Palazzetto Lamanni di Montevarchi. 40 opere tra dipinti, grafiche ed acquarelli ed alcuni elementi del suo esercito di terracotta. Le porte, elemento dominante delle opere pittoriche di questa mostra, percepite spesso come mezzo di chiusura, di confine, di barriera difensiva, si aprono in un universo di colori e di simboli al di là di ogni confine, in un mondo fiabesco che suggerisce quiete e serenità, gioia e speranza. C'è colore, c'è fiducia, c'è ottimismo e questo è un momento in cui è necessaria la fiducia, l'ottimismo, il colore. Ci sono queste porte che vengono dalla mostra di Palazzo Vecchio in Sala d'Armi dell'anno passato, poi ci sono la serie delle immigrazioni e ha portato anche una piccola rappresentanza dell'esercito di terracotta in misura diversa, che ha sopra i racconti della pittura, i simboli e i segni di questo esercito pacifico, perché il significato è in quel caso che le battaglie si vincono con la cultura. Giuliano Gelli, artista eclettico e fantasioso, aperto a nuove sperimentazioni pittoriche e ad altre esperienze artistiche quali la scultura e la ceramica, porta in questa mostra opere già esposte in altri prestigiosi contesti come la Sala d'Arme di Palazzo Vecchio a Firenze o Palazzo Medici Riccardi, dove in occasione del Genio Fiorentino 2008 fu esposto il suo famoso esercito di terracotta. Ora, a Montevarchi, la mostra Sogni in viaggio ha visto una grande affluenza di pubblico proprio per la positività che le opere di Luciano Gelli trasmettono. Nelle porte di Giuliano Gelli c'è tutta la Toscana, il verde, le colline, i cipressi, ma c'è anche l'avvenire, c'è i sogni e la solarità dell'arcobaleno che rappresenta la pace e il sereno. Io credo che davvero Giuliano sappia esprimere tutto l'ottimismo e tutta la voglia di cultura che la nostra regione rappresenta nel mondo. Difficile trovare un contemporaneo così radicato con la cultura toscana come Giuliano. Questa mostra porta certamente un contributo ad una battaglia culturale quanto mai attuale. Anche in questi momenti di difficoltà abbiamo ancora bisogno di cultura, che è sicuramente un elemento essenziale della nostra vita, non solo perché a qualcuno dà il pane, ma perché comunque non di solo pane vive l'uomo. Abbiamo bisogno anche di vedere queste immagini, di provare le emozioni nell'immergersi in questi splendidi quadri di Giuliano Gelli.